rosse che sono sempre utili. Questa la devo buttare, la metto qui. Vedere le unghie, se ora le faccio vedere. Comunque questo è quello che ho dentro. E poi ho questi, penne, matite, varie cose. Questo è sporco. Devo buttare qui. Le unghie sono così. In realtà sono anche abbastanza lunghe. Perché io di solito quando vado a scuola le tengo corte. Di dove sei, Frosinone? Che scuola fai? Oh, scusatemi, vedete? Ok, Farm Tour. Allora, vi direi di sì, però penso di farci un video a parte. Se interessa, perché ogni volta che mi chiedono i video, in realtà io li faccio e nessuno li vede. Sono 2004. Sì, un po' Lauren Gray. Mi hanno sempre detto, ma io questa somiglianza non la vedo, anche perché lei ha il naso minuscolo. Forse è giusto la forma della faccia e basta. Ho studiato a fare le dirette su TikTok, entrambe. Storia. Sono di Tom Ford. Ho prese sopra Frosinone, sulla mia città. Ma è preferita filosofia. Anche letteratura latina a volte, dipende. Vogliamo le giornate, non le vede nessuno. Cioè, io le farei anche, però non le vede nessuno. Uso Guerlain, però quello col tappo rosa. Non so se ha un nome preciso, non lo so. Grazie. Sì, ho le giornate, se qualcuno le segue. Perché filosofia? Non lo so, mi è sempre piaciuto, forse anche per la prof, perché lo spiega molto bene. Sei miope, sono miope qui e astigmatica di qua. In realtà qui manca tipo 2,75, però non si è abbassata da quando ho fatto la visita parecchio tempo fa, tipo 5-6 anni fa. Ieri l'ho rifatta perché dovevo rifarmi gli occhiali, però ho perso la ricetta, ho perso tutto, ho detto vabbè, rifaccio la visita al volo e mi faccio gli occhiali. E però è rimasta uguale, qui è 0,75, quindi. Cosa stai leggendo? Sto facendo storia. Usi le lentine? No. Oddio, quel libro è quello partiano. No, questo è quello rosso. Ho anche quello blu. Sì, sta dentro le scatole perché mi sono arrivati i libri nuovi. Quello blu è il secondo. Questo è il primo. No, il primo no. Cioè, devi studiare volta per volta perché se rimani dietro col programma è la fine. È di Shane. Ogni tanto fare recensioni di libri che leggi. Sì. Top è di scena, raga. Però non lo metto, cioè lo metto solo per casa perché è troppo corto. Ma in realtà è un completo. C'è questo con i pantaloncini sotto. Vediamo di continuare adesso invece di leggere i commenti. Sto facendo la pausa. 5 minuti e inizio. Questa è di Calliope. Presa un sacco di tempo fa, non la metto mai. Come? Prendete. Non ho capito la domanda. Outfit scuola. Oh, ho fatto il video. C'è un. Ci sono degli outfit per il ritorno a scuola. Abbiamo dato sulle sì, 8 pagine di storia. Io ho da fare anche filosofia. Che regalo faresti a una zia a te cara? Dipende quanti anni ha. Per esempio io e mia zia.
Già pensavo di regalo da fare sia a mamma che a zia. A mamma ho pensato di fare le ciabatte, quelle dell'UGG. Infatti pensavo di già ordinarle, non so. E anche a zia, però di colori diversi. E a zia di fare anche un completino sportivo e a mamma la borsa dell'UGG. Devo vedere. Perché a mamma piace molto UGG. O gli scarponcini o la borsa insieme. Ha dimenticato la mia idea. Metodo di studio non ce l'ho, cioè io studio tipo per farvi vedere, queste cose in blu sono le cose che sono anche negli appunti, quindi le cose un po' più importanti, quelle in verde sono le cose vabbè, che dovrei sottolineare a prescindere e comunque leggo e delle volte faccio gli schemi sul computer. Dove sei in Italia? Sono Frosinone. Mi chiamo Alice. Ti piace Greco? No. Keypad e computer hai? Ho il Mac 13, l'iPad è il 7, mi pare. Non so dove sto. Non so, sai che sta di là, non so. Perché hai un mobile vuoto dietro? Allora, vi spiego. Cioè, è una cosa un po' strana. Quando ho rifatto la cameretta io 2 anni fa, qui a casa, ho smontato tutti i mobili che avevo da piccola. E quello che è una libreria è vuota. Sono tipo in garage da nonna, però il garage di nonna deve essere liberato, quindi l'hanno riportato qui a casa.